progetto è nato nel 2008 con la provincia di Roma, che questo era il progetto, diciamo, il programma elettorale di Zingaretti, voleva installare sul territorio provinciale e sul comune di Roma 500 punti di accesso per il cittadino gratuiti, wifi, e sostanzialmente oggi siamo andati oltre questo obiettivo perché abbiamo installato 800 punti, ma non solo, la provincia di Roma ha anche intuito che il modello che proponevamo per l'accesso wifi era abbastanza, diciamo, interessante da poter replicare nelle altre pubbliche amministrazioni, per altre pubbliche amministrazioni, e dunque ha investito per finanziare una ingegnerizzazione degli strumenti che inizialmente abbiamo utilizzato per realizzare questo provincia wifi. E quindi a oggi siamo riusciti appunto ad avere una soluzione dal punto di vista software che permette la creazione di un servizio wifi a 360 gradi, quindi la gestione tecnica di un servizio wifi, sulla quale poi Caspur costruisce anche un servizio di tipo cloud per la realizzazione appunto di questa connettività. Il rapporto con Eduroam, diciamo, è iniziato all'inizio di quest'anno, del 2011, con una sperimentazione che prevedeva appunto la valutazione della possibilità di veicolare Eduroam sugli access point della provincia di Roma. E inizialmente questo, diciamo, è stato abbastanza immediatamente, è apparso non realizzabile immediatamente su tutti i punti, in quanto, come dicevo prima, il processo di ingegnerizzazione è stato di questo software e quindi anche del firmware degli apparati di accesso, è stato un passo successivo, per cui tutto il preinstallato, i primi punti di accesso installati non consentivano ad esempio l'implementazione di 802.1x, per cui abbiamo individuato una serie di punti candidati sulla quale abbiamo appunto cominciato ad implementare Eduroam e ci siamo accorti contestualmente che il firmware comunque aveva dei bug proprio relativi all'utilizzo di questa tecnologia che Garra ci ha aiutato anche a risolvere, e dunque oggi è possibile utilizzando OpenWhisp, quindi la suite software che Caspur ha costruito, realizzare un servizio per una pubblica amministrazione che nel contempo veicoli Eduroam sui punti di accesso in maniera estremamente semplice, ma chiaramente è anche possibile utilizzare questa infrastruttura per veicolare Eduroam a prescindere da una rete wifi di una pubblica amministrazione. Ad esempio, si pensi al caso di università che hanno molte sedi distaccate, quindi è possibile quindi creare l'infrastruttura Eduroam centralmente e poi dotare le varie sedi di questi access point che tramite delle VPN layer 2 possono portare il servizio Eduroam in maniera veramente semplice. È carina la definizione che hanno dato i giornalisti all'inizio del progetto Provincia Wi-Fi quando diciamo, è andato agli onori della cronaca. L'hanno definita una rete Arlecchino perché diciamo, il modello permette l'installazione degli apparati di accesso su infrastrutture preesistenti con connettività di vario tipo. Quindi ad esempio LAN di comuni o sedi distaccate di comuni o province o regioni, come anche ADSL, ad esempio di un punto di informazione turistica, ma anche, e questa è una nuova frontiera che stiamo esplorando, quella di enti commerciali. Quindi, ad esempio, coinvolgendo le camere di commercio, è possibile pensare a una collaborazione che preveda l'installazione degli access point presso enti commerciali, che quindi diciamo, si andrebbero a sostituire infrastrutture che magari non rispondono ai requisiti normativi che oggi ci sono, tramite queste reti che già comunque sono, diciamo, state sviluppate per la pubblica amministrazione del territorio, insomma, in questione.